Si chiamava Pippo, il 24esimo albero ghigliottinato in via Foppa. Così l'avevano soprannominato i bambini della zona. Oggi l'hanno salutato per l'ultima volta andando a scuola. Sapevano che al loro ritorno Pippo non ci sarebbe stato più. L'assessore alla ghigliottina, Maran, così ha voluto. Sono gli ultimi istanti di vita di Pippo. La sua esecuzione è stata lunga e laboriosa. Prima hanno tagliato i rami più in alto, poi, poco a poco, tutto il tronco. Il supplizio per Pippo è durato molte ore. Non c'era nessun ambientalista a difendere Pippo. Ma l'avevano già detto gli uccellini scappando dai rami dell'albero. Pisapia, pisapia, tutti gli alberi strappati via. Metropolitana. Ma lui dice che, cioè, loro dicono che sono malate queste piante. Non sono malati, lo capirei, però ho i miei dubbi che siano tutti malati. Ma perché le tagliano? Ma voi quindi non siete d'accordo? No, no. La gente del quartiere sconvolta guarda l'esecuzione. È un disastro. Penso che è veramente una cosa inammissibile e penso che dobbiamo fare più, lamentarci di più, polemizzare di più, cercare di difendere questo bellissimo viale, perché era un viale di un'eleganza e adesso in questa situazione è una cosa inguardabile. Infatti questo tragitto non lo faccio, giro dall'altra parte. Arrivederci. Era pianificato e quindi è arrivato anche il loro momento, fanno parte di tutta l'operazione. Ma lei è soddisfatto, quindi? Soddisfatto, rassegnato. Certo che sembrano uccisioni di esseri umani, ammazzare degli alberi, ma non sono malati, non mi sembra malato. No. No, per cui dispiace sempre molto vederli cadere così a tocchi. Buongiorno. C'è qualche speculazione dietro, perché ne stanno tagliando eccessivamente. Li tagliano tutti? Tutti, tutti. Perché non tagliare soltanto quelli che dove effettivamente serve fare il lavoro? Perché tagliare, vedere degli alberi tagliati, così, vivi, lo trovo triste. Sì, è vero. Una delle cose belle di Milano sono i viali alberati. Sono una cagata, tagliati così. No, ma li abbattono. Come li abbattono? Perché? Per fare la metropolitana. Come? Per fare la metropolitana. Sembra strano. Se devono abbatterli tutti per la metropolitana. Io ci avrei pensato almeno due, forse anche tre, prima di abbattere. Ci sarà qualche altro sistema per farli, per far passare la metropolitana. Sembra assurdo e basta, se li abbattono veramente. Olmo,
vicino di Pippo, di fianco a Roseto di via Foppa 7, è già stato ghigliottinato. Ed ora tocca a Pippo. La sua testa verrà tagliata tra un istante.